prima parte del giro si sono comportati molto bene, anche se sono tutti corridori che certamente aspettano le grandi salite, perché Brevi, non dimentichiamo che ha vinto sulle tre cime della Pareto, poi Zimmermann è un corridore che per le corse a tappe viene sempre fuori nella seconda parte. Certo che Rominger poi è un giovane che l'ha già dimostrato quando ha forte il salito, e certamente la maturazione atletica che in questo forse un anno in più gli consentirà di esprimere meglio certamente sulle grosse montagne. Livia Sardini, io sono nelle retrovie, ho una curiosità, ho visto Dante Morandi, un corridore che è un po' passato, uno dei più anziani del gruppo, in una specie di crisi, non sappiamo come mai si sia fatto distaccare in questo modo. Ora è a fianco della sua ammiraglia e sto tentando con la collaborazione di Matteo Botticelic di avvicinarlo. Eccoci a fianco di Morandi. Morandi, cosa sta succedendo? Come mai così indietro? Beh, sono staccato sulla salita, là hanno fatto l'andatura quando è andato via all'inizio. Niente, non è che sto stato bene. I due giorni mi manca di stomaco. Vediamo di andare avanti qualche altro giorno. Hai un distacco piuttosto marcato, pensi di recuperare prima del traguardo? No, ormai è l'anno regolare fino all'arrivo e pensiamo a domani. Come giudichi i ritmi di queste prime tappe? Vanno troppo forti o troppo piano? Ma essendo un giro anche molto duro, sono partiti molto forti, infatti la media di 38 generale lo dice. E vediamo adesso le ultime due settimane, anche gli scalatori saranno un po' stanchi. Coraggio, non uscire dal tempo massimo. Io, abbiamo fatto perdere anche noi purtroppo circa 500 metri a Morandi, che sta tentando di rientrare in gruppo. Lo facciamo anche noi, affianchiamo Gini, non ho dimenticato il compitino, andremo a chiedere come mai Di Basso spenda tante energie inutilmente. A voi parte. Ecco, mentre Santini va a raggiungere l'ammiraglia del Panini 7-Up per sentire Franco Gini, le nostre telecamere sono opportunamente tornate sulla testa della corsa, su Nilsson, perché ormai dovrebbe essere imminente il ricongiungimento con Bontempi, se non addirittura poi il ricongiungimento generale, visto che il vantaggio di Nilsson, ora siamo già a 45-50 km di fuga da parte solitaria, da parte di Nilsson. Il vantaggio dello svedese sta progressivamente scemando sia nei confronti di Bontempi sia nei confronti del gruppone. Gregger ha fatto passare professionisti Nilsson e Serra, di origine spagnola. Serra fra i due sembrava il più dotato di classe, ha fatto dei piazzamenti interessanti all'inizio, poi evidentemente non aveva la costanza, non aveva il carattere che desidera Ferretti in queste prove, pertanto quest'anno Serra ha smesso l'attività e mentre ha dato fiducia a Nilsson. Ora vorrei che Giorgio Martino, in attesa di sentire Santini dall'ammiraglia della famiglia, riepilogasse un po', anche perché si vedono tante maglie in testa al gruppo, riepilogasse un attimo la situazione delle varie classifiche, la maglia rosa, la maglia ciclarino, la maglia verde e la maglia bianca. Poi c'è anche una speciale classifica, quella del Gran Premio della combattività, salutiamo Francesco Moser con Poggiali, con Cinelli, c'è una speciale classifica che ogni giorno viene preparata dai giornalisti ed è il Gran Premio della combattività, nella quale vediamo al primo posto Söderberg, Francesco, sono pochi giorni che non ci vediamo, non ho avuto modo di complimentarmi ancora con te per la splendida serata di Stoccarda. Sei qui come tifoso logicamente perché la grande stagione di Francesco Moser, lo sceriffo, si è tolto la stella. Ma se l'è tolta in gara perché ha vinto ieri, ha vinto con sei minuti di vantaggio sul gruppo in cui c'era Kenny, no? Era ogni giro una salita di 1,5 km con una pendenza importante. Sono andato in fuga all'inizio con 5-6 e poi non è che collaboravo, ho provato un bagliere da solo. Ma tu ci credi ancora? Ecco, con che spirito affronti queste corse? Queste ultime corse della tua carriera? Così, come sempre, cercando di far meglio che posso. E tanto contenti? Avverte, si rialza, si lascia riprendere. Ma è vero che Confroni gli aveva consigliato di ripetere il tentativo? Sì, sì o no? No, non è che si è parlato anche di questo. Certamente fare un secondo tentativo si poteva fare qualche centinaio di metri in più, perché
l'allenamento che fai facendo un tentativo non lo fai certamente negli allenamenti che si fanno prima del tentativo. Ecco l'applauso del pubblico, te la sentiresti fare un giro d'onore qui di fronte al pubblico, che effetto ti farà? Non ha senso. Per Nilsson 20 secondi. Io è meglio che lo facciano quelli che corrono, fare il giro d'onore. Ma quanto tempo che viene ripreso? Ecco, io l'ho fatto ieri a Toronto perché ho vinto, qui non farà che Nilsson. Toronto, Hamilton abbiamo corso. Siamo partiti alle 2 stanotte, adesso sono qua. Ma come farai a rientrare nel personaggio?